Cucina Cristal. E grazie Rocco, io sono qui impegnatissima in attesa del mio ospite. Oggi ho con me un ragazzo bellissimo che è venuto a trovarmi e insieme prepareremo qualcosa di veramente sfizioso. Oggi sono molto molto contenta di farvi vedere questa mia tecnica di cucina. Ho qui con me quel bel ragazzo di cui vi stavo accennando, il nostro bel Antonio. Eccomi qua, ben trovata. Grazie. Sono entrato nel clima cucinatorio, come vedi, mi sono piazzato anch'io col grembiulino. Sei stupendo. A te sta benissimo, non perché hai delle forme perfette, a me mi ovalizzano un poco, però sono felice di essere qui, sono a mio agio, pronto per il piatto di oggi. Tu potresti veramente fare concorrenza a Cracco, sai, con sì, il fuoco, Cracco, bellissimo. Master Chef. Ti piace? Sei un bell'uomo. Questa barba mi no? Non lo so, a me la barba piace, però un po' più incolta, non così folta. C'hai proprio il physique du role dello chef. Proprio la physique du role dello chef, guardate di profilo, addirittura la cosa diventa imbarazzante. Non fare così, perché si capisce che stai notando le mie rotondità. Cosa prepariamo oggi? Oggi prepareremo una cosa... Oggi si usa molto fare la puntata con le mani. Questo descrive il piatto di oggi. Che piatto? Un piatto sontuoso, quindi. Sono delle barchette. Quindi proprio il gioco del mimo. Ecco qua, abbiamo delle barchette. Di parmigiano reggiano. Pere in senso ortofrutticolo. Pere e noci. Le noci fanno benissimo. Fanno benissimo. Guarda, le noci sono straordinarie, bravo. Questo è il gheriglio della noce, perché la noce è composta dal guscio e dal gheriglio, che è poi la parte edibile e la parte mangiabile. Ce la mangiamo. Ma hai fatto qualche ricetta a tua moglie nel frattempo? Le hai fatto vedere? So cucinare. Le ho preparato ieri a cena la ricetta del primo giorno, quella dei pomodori con il farro, con il formaggio fresco. È andata a dormire senza cena. Dobbiamo fare un attimo un ripassino, ma con te imparo volentieri, noci buonissime. Però, intanto, cosa serve per questa nostra ricetta? Cosa serve? Questo abbiamo... Servono gli ingredienti. Gli ingredienti, chiamiamo Gianni. Oh! Spero, ormai sono di casa. Gianni! Chi è? Eccolo qua, ben trovato Gianni. Gianni, ha trovato tutto, sì? Sì, tutto quello che mi avete chiesto. Bravissimo, io non ho chiesto niente, ha chiesto Cristel, ma lei sa cosa chiede. Importante. Gestisco io, ragazzi, non abbiate paura. Nessuno lo mette in dubbio. Benissimo, Gianni. Allora, buon appetito. Grazie mille, Gianni. Che la Madonna ti accompagni. Ecco qua. Vedi quante buone cose, mi ci tuffo. No, perché sono attratto dalle cose buone. Allora. Sarà buonissima sta ricetta. Quindi tu, tua moglie ancora non la stiamo conquistando No, abbiamo bisogno ancora di qualche ripetizione, cara. Però. Le ragazzine. Sì. Che follia d'amore hai fatto? Dimmi, tipo nell'età della gioventù, quando eri single, quando eri libero. Io ho fatto poche conquiste in vita mia, perché... Ma dai, non crede nessuno. No, invece la verità, perché sono molto timido e quindi io mi lasciavo conquistare. Era molto più comodo per me fare in modo che fossero le altre a dire la loro, perché se fosse state per me sarei rimasto vacantino a vita. Non ci perché, crede nessuno. Sì, il massimo che ho fatto forse è stato baciare, ecco, senza... Non ci credo. Allora invece ho conquistato molte donne, andavo vicino, le prendevo, ho fatto così. Avanti. Scusa, è inutile che inviti le persone, gli fai le domande e poi uno ti dice una cosa e dici che per forza quelle che dici tu. Va bene, allora. Sei una persona famosissima. E ci c'entra! Se uno è timido. Che c'entra? Se uno è timido, ti ho appena confessato, l'ho detto in maniera chiara, spontanea, che sono timido. Perché devi dire no? Sei la preda. Sono un cacciatore invece. Io ho avuto storie con donne che tu neanche ti immagini. Ci ridi. Ridi. Fammi prendere le stampine. Ridi. Non sai come la devi prendere. Dici una cosa e non va bene. Dove Dici l'altra e non va bene. Gli stampini, dove stanno gli stampini? E beh, la ragazza, Eccoli. La prima puntata è bella, simpatica, che ti viene incontro. La seconda, terza in poi. Tu non stai facendo altro che criticare la mia cucina da quando sei messo piede qui dentro. Io? Guarda che cosa sto facendo. Che stai facendo? Le barchette. E poi vado a tagliare un cerchio intorno
Ma guarda. Non ti preoccupare perché io questa ricetta l'ho già fatta diverse volte. Vai, vai, vai. Se erano come i paccheri di ieri, stiamo a posto. Stai cucinando? C'è la redazione che adesso... Rispondi alla mia domanda. Stai cucinando? Sì. Da me tu capite. Chi cucina mette il cappello. Ogni volta dobbiamo ripeterlo qua. Sei a tuo agio? Sono molto a mio agio. Carina, eh? Va bene, perfetto. Cucina Cristal. Una volta che abbiamo imburrato la formina, che si fa? Mettesi la pasta, per comporre questo involucro che andremo poi a farcire. Ecco questa qua. È una ricetta che io ho rivisitato, però la prima volta che l'ho vista ero in crociera. Dove stavi andando? Stavo andando in Gibilterra. Ti fermavi proprio sullo stretto? Sullo stretto. Era la vacanza? Sì. Una settimana sullo stretto di Gibilterra. Deve essere stata molto bella come vacanza. Sarai stato tu in crociera, sì. Io ho fatto crociere proprio... Tante. Ma io ho paura, un'altra cosa, io ho paura dell'aereo. Non ci credo. Sì, ho paura della nave no. E ho paura del treno. E quindi che viaggio ti sei fatto? Macchino a piedi. Devo tornare un attimo su questa storia dello stretto di Gibilterra. Sì. Che è imbarazzante per certi versi, perché trascorrere tutto... Che poi lo stretto si fa per dire stretto, quello è 2 chilometri. È enorme, Non so perché qualcuno... E che si fa nello stretto di Gibilterra? Si guarda, si fa la crociera, si cucina, si magna. Solo se... So cosa da matto. Vedi, la terza guarda, puntata... vedi adesso che sì. Ti aborda, fai così... Sì. Anche qua su. Io sinceramente lo vorrei fare sul tagliere perché ho uno spiccato senso dell'igiene. E togli che fa? Tutta la pasta che sta intorno. Ecco qua. Oh, così, perfetto. Quindi diciamo, tu in vacanza dove vai? Da nessuna parte? Te ne vai a Napoli? No, io vado anche a Napoli, sulla costiera amalfitana che è bellissima. Però sai dove vado in vacanza? In Puglia? Adorabile. Quando voglio andare ai monti vado sui Monti Dauni, un paradiso in terra. Quando invece vado al mare vado nel Salento, Serra degli Alimini, un luogo fantastico. Bellissimi, mare bellissimo. Invece la montagna ti volevo chiedere di Gibilterra, ma faranno il ponte? Lo stretto di Gibilterra? Chi lo sa? Perché quello sarebbe un bel ponte di 2 chilometri, sai che figurone. Tanto, tu non andrai mai a vedere da quello però che ho col ponte potrei andarci con la macchina e quindi potrei frequentare i tuoi lidi. E al ponte come ci arrivi? E se c'è il ponte, dato il ponte, ci sarà una strada da una parte e la strada dall'altra. Ma quella strada come ci arrivi? In macchina? E certo, sempre in macchina. Allora. Non voglio dire, ma a me è venuto più carina, più spontanea la mia formina. Va, poi. Vedremo. Una volta che... andiamo a mettere, altrimenti nel forno si gonfia. Ah. Allora andiamo a mettere questo così. Ah. Cioè due formine non usate vanno a coprire la formina grazie, già farcita. Bene. Bene. L'andiamo a mettere in forno, che sta già a 200, e la mettiamo per 10 minuti. Abbiamo la telecamera dall'alto che inquadra questa giusta misura d'acqua dal sottoscritto messa nella pentolina e adesso... Quindi non mi hai detto, preferisci il mare o la montagna? Io il mare, senza tema di smentita, adoro il mare perché è bello il mare. Che poi qui al sud quando vai al mare, cominci ad andare al mare dalle 8 di mattina e te ne esci le 7, 7 e mezzo. Ti fai quelle 12 ore di mare belle, pregne, ricche, all'ora di pranzo. Poi insomma, posso fare una cosa che non ho mai fatto, anche perché tu sapete che non cucino, ormai si sa. Posso aprire io un uovo? Non hai mai aperto un uovo? No, ma non lo dico per dire, veramente, lo aprirei... Però non solo mi devi aprire l'uovo, sì. Me lo devi separare? Sì. Il tuorlo dall'albume? Sì, come si apre? Abbiamo altre uova innanzitutto? Se sì, sbaglio. Sì, guarda, hai un margine di errore di 2. Dove si apre? Come si qua, puoi sbatterlo qua, fai ta! Di più? Un po' di più. Non l'ho mai fatto veramente. Ui! Perfetto. Adesso... Apro, sguscio. Vai. Sarà nato prima l'uovo o la gallina, secondo te? Secondo me entrambi. Sono nati entrambi insieme? Sì. Ho letto che uno scienziato ha detto che senza l'uovo la gallina non sarebbe mai nata. Ma senza la gallina e l'uovo da dove veniva? Sarà parabigliela allo scienziato. Sorto da un cespuglio. Senti, intanto tu mi distrai con questi concetti scientifici. Mi farti sbagliare così. E invece io devo dire che come prima volta me la sono portata bellissimo. Veramente a casa Antonio, perché... sei stato bravissimo. Grazie, merito l'applauso da parte dello studio ma anche da parte vostra a casa. Alla terza puntata. Vorrei insieme. Che voi foste vicini a questa grande impresa dello stornaiolo. Bene. Però mo l'uovo no, ma che? Allora. Ok, aggiungila lì. Qui? Sì. Dove c'è il parmigiano reggiano? Perfetto. Vai. Poi. Adesso. Vogliamo girare questo parmigiano? Immancabile panna. Bene. Senti, ma secondo te... Scarico? Parlando di uovo. Sì, scarico? Scarica. Sì. Se la pasta può essere all'uovo. Sì. L'uovo può essere alla pasta. Queste sono le cose che mi tengono tipo sveglia la sera e dico...
Ma... Senti, Cristel, una cosa è preparare poi la parmigiana, quella cosa qui per me, ma... Che cosa vuoi? Cioè, cosa ti posso rispondere io a una domanda come questa? Io ho bisogno di te che mi illumini. Ma che ti illumini? Tu così stiamo spegnendo qualsiasi interesse nei confronti del pubblico a casa. Come si fa a dire se l'uovo... Se la pasta può essere all'uovo, l'uovo può essere alla pasta. Si può fare l'uovo alla pasta? Si può fare l'uovo alla pasta. Ciao, Cristel. Oh. Mi ha fatto piacere. Ci vediamo sicuramente la prossima volta. Arrivederci. Per piacere, torno. Prometto che non dico più queste cose. Ecco qua. Non posso stare sola in questa cucina. Ma neanche io mi merito di stare in compagnia così. Vado a usare il frustino? Sì, vai. Vado. Puoi notare che sono mancino? Sì, lo noto. Sì, ma sono anche destrorso, quindi sono ambidestro. Senti, ma non devi fare le coccole lì al parmigiano, devi... Devo ammettere che non ci riesco. Fai tu. Adesso io vorrei... No, adesso lo fai vedere che sei stata capace di fare. Ha svuotato la ciotola e tutto quello che dobbiamo usare in questo frustino succede che... Come si fa? Sempre a tutti i migliori chef Adesso come ci si comporta? Cioè, così con le dita. Sì, io non so se l'assaggio il piatto di oggi perché non sono stato bene stanotte. Mi ha telefonato l'intestino alle 4 di notte, ha fatto Antonio? Sì, chi è? Sono l'intestino, dimmi. Senti, io non tanto sto bene, non penso che assaggio... Secondo me tu hai qualche vizio di cui non ci vuoi parlare. Sì, la colpa è sempre mia. Mica è lei che ha preparato questo scempio culinario. La colpa è mia. Adesso vedrai questo scempio che cosa diventerà. Va bene. Quale poesia culinaria diventerà. Sì, che stai facendo? Bagnomaria? Bravissimo. Si chiama Bagnomaria? Bagnomaria. Qualcosina la so anch'io. Mica sono così improvvisato io, sappi. Adesso aggiungiamo un po' di latte perché è un po' pastosa. Ah, sì? Un po' pastosa. Stiamo parlando di calce allo stato puro. Cristello, tu hai preparato questa poltiglia con questo frustino. Adesso vedrai cosa ti metterà questa poltiglia. Vabbè, non si può neanche girare perché essendo in bagnomaria la ciotola ondeggia. Per questo usiamo la nostra presina. Qua sembra di stare come in un sanatorio dove c'è lei e tutti intorno che la curano, fanno finta che non è... Quindi una ha fatto... Non è vero, lo sai che l'altra mattina si sono dimenticati forno, di venirmi a prendere? Ti credo, comunque un'occhiata al forno la darei. Tutto bene? Hanno detto che va tutto, le formine bene, hanno detto parlato, che va bene. Sì. Guarda, adesso sta uscendo una bellissima crema. Sì, veramente una crema meravigliosa. Qual è il tuo ricordo più bello? L'estate? Più bella. L'estate più bella? I ricordi che ti danno l'estate? Ma secondo me la cosa più bella dell'estate è il primo bagno di stagione che fai. Bacio. Poi questo freddo, però quando poi ti lasci andare nell'acqua è bellissimo. Manca poco al primo bagno, secondo me già qualcuno l'ha fatto. Io l'anno scorso ho fatto il primo bagno di 20 maggio. E l'ultimo ad ottobre. Ad aprile, viene la tubercolosi ad aprile. Sei un freddolone. Non si può. Anche le pere. Le pere. Però. Queste le laviamo casomai. Sì. Non sono faccio io? Vai. Lascia. Non ti ferma nessuno. Cominci? Che? No, ballo. Ok. Ah, ci siamo quasi. È quasi pronta la nostra formina. Vedi, non fare più questo. Tagliamo questa pera? Tagliamo questa pera, se mi dai il coltello, ecco qua. Tagliamo la pera. Ah, ma questa è la mia passione. Tu hai visto il film Shining, Cristel? Sì, che non l'hai visto? Te lo faccio vedere io questo film. Lo state vedendo l'occhio da psicopatico mentre c'è. Allora, la pera la vuoi a tocchetti, intera, come te serve? Allora, la pera è a funzione decorativa. Giungi. Io direi di fare una pera decorosa. Guarda, possiamo fare delle rondelle. Una pera decorosa, non si può rondelle. Sentire. Delle rondelle, ecco qua. Qual è il tuo frutto preferito? Un attimo, chiedo scusa il telefono. Chi c'è? Chi? Ah no, il forno? Ecco qua. Come si prende adesso questo? Con le mani, no? Ah, ti piacerebbe saperlo, eh? Dammi una presina. No, questa è una cosa che devo fare io, non l'ho mai perché fatto in vita mia. Tu? Voglio farla per la prima volta. Quanto mi piacerebbe vederti bruciarti. Ecco qua, che faccio? La metti qua. Prendo l'altra. Prendi l'altra. Uso anche l'altra mano per dimostrare che sono ambidestro. Ecco qua. Chiudo il forno. Grazie. Chiudi. Magari lo spegni il forno. Sì. Che non saltiamo tutti come in aria. Come si fa a spegnere il forno? Qua. Zero. Ecco qua. Poi. Andiamo a togliere la formina sulle ore. Sì. Il mio frutto preferito è la mela. Che noiosa. Lo
lo so, sono pesante, però la mela è molto noiosa. Beh, la mela te la mangi, la sgranocchi, non la sbucci neanche ed è buonissima. Parecchio noiosa come scelta. Eh sì, è perché il tuo frutto preferito qual è? Io c'ho una cosa un po' più esotica, a me piace, che ne so, il frutto della passione, mi piace tantissimo. Ma ciao, com'è cozzalo il frutto della passione? Non ti piace? Ma io lo trovo insopportabile. Cioè, proprio, tu vivi... Tu, nella Puglia, dove stanno... Dicevi l'uva. Dicevi l'uva, che noi abbiamo l'uva regina. Ma l'hai detto te l'uva. No, io ho detto la mela. Dicevi, ma mi vai a dire il frutto della passione. Ma è vero che è nata a Gibilterra, Christelle? Non si possono sentire certe cose, dai. No. Anche voi, a casa, chiamate, mandate le mail. Di Christelle, ma... Come ti viene il frutto della passione? Lo sai che io sono un quarto esotica, no? Perché sì? Mia nonna è messicana. Eh sì, lo so, tua nonna è messicana. La pera va sbucciata? No. Non me la mangi? A me piace tenere la buccia perché ha tutte le vitamine. Adesso questo dovrebbe uscire, la formina. Mm. Però ovviamente non esce perché nella vita nulla è facile. Si è praticamente saldata la pasta alla formina. È una, ormai un pezzo unico che può essere usato per fondere l'alluminio. Ta-da! Oh. Guarda come ci riesco, se lo faccio io. Oddio, un po' di delicatezza. Ce l'ho fatto. Ok, adesso... Posso fare io? Sì. Uno io, uno tu. Vai. Poi da qui si mette, guarda, giusto? Sì. Ah, vedi qua, vedi. Ah, però l'odore, devo dire che... Dai. L'odore c'è. C'è. Cucina. Mi diresti allora, se aprissimo un ristorante insieme? Grazie, mi voglio tantissimo bene. Ti voglio troppo bene. Un po' di rispetto nei confronti dell'anziano, va dato. Quindi puoi dire no, grazie, ho già altre proposte, non mi interessa. Ti voglio troppo bene. Ti vuoi troppo bene? Sai che ti dico? Che mi devi dare i soldi, io non lo apro il ristorante con te. Arvat, che mo deve... L'apriresti subito. Devi aprire da sola il ristorante, lei. Come lo chiameresti? Il ristorante? Sì. Potremmo anche giocare sui nomi. Dai. Antonio e Christelle, lo chiamerei da Ugo. No. Specialità tipiche pugliesi, eh? Specialità tipiche esotiche. Esotiche no. Potremmo fare riso, patate e cozze, frutto della passione, tutti insieme. Sai che buono? Mi Dai. Piace, cucina sperimentale. Guarda, decoralo come la vuoi tu. Sì. No, vediamo che io, sai fare. Solo io il mio lo mangerò così. Vabbè, perché siccome allora, no, e c'è il perché, fammi dire, lo vedi che mi copri? C'è il perché, perché siccome questa è la barchetta come ricetta, io ho fatto la vela. Va bene. Farò sapere per quanto riguarda il ristorante. Sì, il ristorante. Mi sento preso un po' per i fornelli, perché ti farò sapere un po' per i ristoranti. Senti, vai, siediti per favore che andiamo a degustare. Vabbè, il piatto me lo porto? Posso già portarmi il piatto? Sì. No, hai sì, è la terza puntata, posso fare delle cose anch'io. Mi porto vuoi. Il piatto. Va bene, avanti. Ci vediamo tra un po'. Cucina. Cristal.